Carissimi fratelli, ben ritrovati, siamo in diretta dalla Fraternità Carismatica Gesù Confidente in Santa Teresa di Riva. Questa diretta è proprio per i fratelli di Carini, della Confraternita del Santissimo Crocifisso in Carini. Sono in linea con il nostro fratello. Ci sei? Vito Di Stefano, ci sei? Sì, ci sono. Benissimo. Allora, Vito carissimo, quando vuoi io sono disponibile anche per le vostre richieste, per quella che sarà proprio questa intervista, questo nostro procedere. Se ti metti anche un po' più... Va bene, proprio. Io chiederei, se ne fosse possibile, di iniziare con una preghiera. Sì. Per le intenzioni della Confraternita del Santissimo Crocifisso. Assolutamente sì, e lo facciamo proprio segnandoci col segno della croce, che è il segno proprio di Cristo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci nella tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Bene. Allora, sì, ti sento benissimo. Ok, perfetto. Come le avevo anticipato, io ho avuto modo di conoscere lei, conoscendo la sua vivacità e la sua forza nel comunicare la parola di Dio, avrei il piacere di presentarlo ai miei confratelli di Carini, ma per intanto dobbiamo accontentare di un audio registrazione. Sì. Probabilmente nel futuro potremo organizzare forse visita direttamente nella sua parrocchia lì in provincia di Messina. E è un'occasione buona per conoscere e per fare una visita o per una gita con i confratelli. Sì. Detto questo, noi siamo una congregazione che ha risale a oltre un secolo fa. Lì iniziamo devoti per l'ultimo crocifisso, sì, ovvero il nostro patrono è l'ultimo crocifisso. Detto questo, cosa devo dire? Siamo numerosi, ma poco assidui, perché siamo un po' torti alle chiamate del parroco, siamo torti agli impegni della confraternita, siamo spesso molto assenti. Sì. Io non ho altro da aggiungere, del resto qualche cosa che l'avevo anticipato tramite messaggio. Sì. Però la parola sapevo di essere conciso come debba fare e toccare i nostri cuori. Sì. Allora io ringrazio il Signore e ringrazio anche voi per questa opportunità che mi offrite di poter condividere con voi questo momento breve di spiritualità. Avete detto che avete il desiderio anche di venirci a trovare, la porta della nostra fraternità è aperta, il cuore ancora di più, quando volete, ecco, sentitevi veramente gioiosamente accolti quando vorrete venire da noi. Allora, la vostra confraternita ha quasi un secolo, se non di più, di storia, dove puntando al crocifisso, ed è proprio al crocifisso che vogliamo guardare, voi siete stati veramente, per un'intuizione felice di un sacerdote di Carini, indirizzati al crocifisso. Il crocifisso cui deve essere sempre volto il nostro sguardo, sin da quando il popolo uscì dall'Egitto per recarsi nella terra di Canaan e commise il peccato della ribellione
della insubordinazione contro Mosè e contro Dio. Ecco, il Signore aveva mandato i serpenti brucianti, i serpenti velenosi, e chi veniva morso, ecco, moriva. E il Signore nella sua misericordia disse a Mosè di preparare un'asta che era, potremmo dire, un prototipo della croce, del segno della salvezza, e tutti coloro che avrebbero guardato a quest'asta su cui era stato collocato questo serpente di bronzo, è il segno proprio di Gesù che si fa peccato, ma questo lo comprendiamo noi alla luce e sulla scorta del Santo Evangelo. Ecco, tutti quelli che guardavano verso di lì, anche se venivano morsi dal serpente, rimanevano in vita. Ecco, l'intuizione del vostro fondatore è proprio quella di puntare alla croce di Cristo. Guardate a Lui, sarete raggianti, guardate a Lui, sarete luminosi, iridescenti. Il Signore ci guarda a Lui, guardare alla Sua grazia, guardare al Signore. Noi dobbiamo puntare il nostro sguardo verso Dio per essere luminosi, raggianti, iridescenti. Ecco, e quindi partire proprio da questo, guardare al Signore. In qualsiasi necessità noi ci troviamo, noi dobbiamo guardare al Signore, puntare il nostro sguardo a Lui. È Lui il nostro Salvatore, è Lui il nostro Signore, è Lui il nostro Redentore. E quindi anzitutto incoraggiarvi a vivere la fede nel puntare sempre tutto verso Cristo, Cristo crocifisso. E questo è il segno, la garanzia dell'amore del Padre. Così il Padre, Dio, ha tanto amato il mondo da donare il suo Figlio Gesù, e chiunque crede in Lui non muore, non può morire, ma ha vita, ha pienezza di vita. Ecco, quindi in questo ringraziamo il Signore anche per questa felice intuizione di questo confratello che ha voluto creare questa istituzione, questa confraternita. E vogliamo ringraziare anche il Signore per quello che deve essere la vita, la condotta di un confratello. Deve essere una vita conforme al Vangelo, seguendo Cristo Signore, puntando al Signore, partendo dall'Eucaristia, fonte e culmine della vita cristiana. Dall'Eucaristia lì si celebra il sacrificio di Cristo. Nell'Eucaristia viene ripresentato, non rappresentato, ma ripresentato il sacrificio di Cristo. Cristo ancora una volta si offre per noi. E da lì si deve partire, dall'ascolto della parola di Dio e dalla comunione, dal nutrirci del corpo, sangue, anima e divinità di Cristo Signore. Ecco, penso che questo sia il primo punto a cui come confratelli dovete guardare, dovete iniziare, perché ecco, da lì, è proprio lì che nasce la vera comunità, nasce la vera comunione, essere fratelli con Cristo, in Cristo, per Cristo, il crocifisso. È chiaro qui, fin qui siamo a posto? Vito? Sì. Ecco. Continuo a sentire. Benissimo, allora continuo ancora con questa intuizione. Ecco, tutto questo porta il credente a essere anche credibile nella sua testimonianza quotidiana, nel suo vivere giorno per giorno l'adesione a Cristo Signore, testimoniandolo proprio nella carità fraterna. Ecco, tutto questo ci deve portare veramente a entrare in queste dinamiche di un amore grande tra di noi, verso Dio anzitutto, tra di noi, che poi ci riporti insieme ad amare Dio, perché dove c'è la carità, dove c'è l'amore, Dio è presente. Ecco, poi come istituzione avete anche le opere di carità, fino all'ultima opera di carità, che è quella di dare degna sepoltura ai defunti. Ecco, che non si risolva tutto nel pensare all'ultimo momento, ma a prepararci, a sapere che abbiamo un posto non tanto al cimitero,
che come con congregazione, come con fraternita del Santissimo Crocifisso a Canini, voi avete anche questa opportunità di non avere la preoccupazione o di non avere l'ansia di pensare al posto, all'oculo, ma quello che ci deve spingere a far parte di una confraternita di questo alto spessore e deve essere sapere che Gesù è andato a prepararci un posto in paradiso. Ecco, questa è la bellezza, e sapere che quel posto è per noi, perché dove Lui, Re e Signore nella gloria, possiamo essere anche noi con Lui, ecco, nel Santo Paradiso, nella gioia eterna. Bene, ci sono altre domande che vorresti fare, qualche domanda? Don Francesco, lei ha toccato un punto cruciale, proprio quello del posto in paradiso e non tanto nel posto al cimitero, perché ahimè, purtroppo essendo comuni mortali, pensiamo alle cose che vediamo e tocchiamo con le mani, quindi pensiamo sempre al posto, alla sepoltura, non pensiamo a loro che ci ha preparato Gesù in paradiso. Ecco, anzitutto mi permetto di dirti questo: pensiamo al posto privilegiato che abbiamo nel cuore di Dio. Noi siamo nel cuore del Signore, e noi siamo veramente, dobbiamo essere il cuore del Signore nel cuore del Signore, per fare di Cristo il cuore del mondo, di tutta l'umanità. Questa è la nostra vocazione, sentirci già amati da Dio, avere e sapere di avere un posto privilegiato nel cuore di Dio. Anzitutto mi permetto anche di dire che c'è una bellissima, come posso dire, intuizione. Noi non siamo nel pensiero di Dio, ma noi siamo proprio il pensiero, il primo pensiero di Dio, siamo noi. Dio ci ha amati così tanto da dire: ecco, io ti do tutto quello che ho, ti do il mio figlio. E veramente questa è la cosa più bella, sapere di essere nel tempo, nella storia e nell'eternità nel cuore di Dio, sempre amati, sempre e a qualunque costo. Proprio il Signore fino alle estreme conseguenze ce lo ha dimostrato, ecco, proprio offrendo il suo figlio Gesù per noi, il riscatto dell'umanità. Don Francesco, lei è stato molto esaustivo, la ringraziamo per il tempo che ci ha dedicato e vorrei chiudere la nostra conversazione, il nostro incontro con una preghiera alla Vergine Maria, perché attraverso di lei abbiamo avuto Gesù e attraverso di Gesù avremo la via, la vita e la verità. Avremo la salvezza. E voglio un pensiero, concludere con un pensiero a Maria e poi chiaramente con la preghiera alla Vergine Santissima. E Maria rimane fedele, sta ai piedi della croce insieme al discepolo amato che rimane fedele con la madre ai piedi della croce, e lì Gesù ci offre il frutto del suo amore, quello che lui aveva ricevuto da lei, la sua umanità, la immola in riscatto dell'umanità, si offre tutto per la nostra redenzione. E c'è una similitudine molto bella, una simbologia molto bella: Maria è la nuova Eva che coglie il frutto della redenzione, mentre la prima Eva ci ha dato il frutto del peccato, della disobbedienza. Maria ci offre il frutto della obbedienza al Padre, che è Cristo Gesù, il frutto benedetto del suo seno, e ce lo consegna come frutto, come medicina, come farmaco di benedizione per la nostra umanità. Ecco, a Maria, madre di Gesù e madre nostra, madre del crocifisso risorto, vogliamo elevare anche la nostra preghiera, perché lei insieme a noi elevi al Padre quelle preghiere, quelle suppliche, quei ringraziamenti, quelle richieste di intercessione che vogliamo siano benedette, accolte dal Signore e siano esaudite. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne
e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. E questa benedizione la estendo a tutte le persone che sono in collegamento audio, in collegamento video, e a tutti i confratelli della confraternita del Santissimo Crocifisso in Carini, a te carissimo Vito, a tuo figlio Silvio, a cui do un abbraccio particolare. Ecco, che la benedizione del Signore possa accompagnare le nostre vite, le nostre famiglie, nella gioiosa certezza che siamo tutti nel cuore di Dio che ci ama, e con la speranza di vederci al più presto, o che voi possiate venire qui alla nostra fraternità carismatica Gesù Confidente in Santa Teresa di Riva, presso il Parco della Divina Misericordia, dalla quale è stata fatta questa diretta e questa registrazione, e per quanti la ascolteranno, la vedranno dopo, e anche noi poter venirvi a trovare, a vivere momenti di spiritualità, ecco, ai piedi della croce di Gesù, ai piedi del crocifisso, dal quale chiediamo ogni benedizione all'Eterno Padre. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. E per la preziosa e vivificante croce del Salvatore nostro Gesù Cristo, ci benedica tutti Dio onnipotente e misericordioso, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Grazie e auguri di un buon cammino quaresimale e di una santa Pasqua di resurrezione, ecco, sotto l'ombra di Cristo crocifisso e risorto. Grazie a lei, Don Brogio, per il tempo che ci ha dedicato. Un piacere, un piacere, a presto vederci, a presto sentirci. Buongiorno.